Grande risultato per l'Italia, che ha ridotto le emissioni di gas serra del 20%. Un risultato influenzato dalla crisi economica, ma determinato soprattutto da misure virtuose che hanno portato alla riduzione dell'intensità carbonica del PIL. Queste le dichiarazioni di Edo Ronchi, ex ministro dell'Ambiente all'epoca della firma del protocollo di Kyoto e oggi presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Ronchi anticipa i dati sulle emissioni di gas serra, che nel 2014 si sono attestate attorno ai 410 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Sono quasi 30 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2013, un taglio del 6-7%. A determinare questo successo è stato l'aumento dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti rinnovabili, che hanno portato a una riduzione della domanda di gas naturale e del consumo di carbone. Purtroppo la situazione italiana non fornisce una fotografia in linea con l'andamento globale. Le emissioni serra complessive continuano a crescere e il rischio è sempre più alto. Strada ancora lunga in salita per l'efficienza energetica degli edifici europei. Ad oggi il settore dell'edilizia è ancora responsabile del 40% dei consumi, soprattutto a causa del riscaldamento. A porre l'accento sulla necessità di una netta sterzata, un team di scienziati internazionali, che sotto l'egida dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC, ha compiuto uno studio approfondito dei dati provenienti dai 27 stati della UE. L'iniziativa, inserita nell'ambito del progetto INSPIRE, racconta come le abitazioni residenziali dell'Unione Europea, in media, consumano 140 kWh per metro quadrato all'anno, mentre 25 kWh servono per la fornitura di acqua calda e 20 per il raffrescamento estivo. Una nota è anche riservata al nostro paese. In Italia, dove i consumi si allineano alla media europea, il costo medio per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria in un appartamento di 70 metri quadri si aggira intorno a 1.400 euro l'anno. Secondo i calcoli dei ricercatori, questa spesa potrebbe essere ridotta dal 50 al 70% con interventi sull'involucro, sulle finestre e sugli impianti termici. Negli oceani galleggiano tra 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica. È quanto sostiene una ricerca pubblicata sulla rivista Science, che ha anche identificato i 20 paesi costieri più responsabili dell'inquinamento degli oceani terrestri. A questo ritmo, entro il 2025, la quantità di plastica in mare sarà 10 volte maggiore rispetto ad oggi. Un team di ricercatori della Università della California ha raccolto dati globali sulla produzione dei rifiuti solidi, la densità di popolazione e l'assetto economico di 192 paesi costieri. Dati alla mano hanno osservato che la produzione di rifiuti plastici di questi paesi è stata di 275 milioni di tonnellate nel 2010. In testa alla classifica dei 20 maggiori produttori di rifiuti di plastica negli oceani c'è l'Asia. Cina, Indonesia e Filippine sono sul podio. Il Mediterraneo è un bacino particolare. I paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono abbastanza virtuosi, commenta Tommaso Fortibuoni, biologo marino presso l'ISPRA di Chioggia. Il problema però è che il Mediterraneo è un mare praticamente chiuso, con un lento ricambio di acqua, e questo favorisce l'accumulo dei rifiuti di plastica. Una bomba di risparmio energetico. Il Palazzo Italia sarà tra i pochi edifici dell'Expo a restare per sempre e si comincia a capire come sarà veramente. Assomiglia a un grosso albero quadrato, alto 6 piani, per 100 metri di diagonale, appoggiato su 8 basi tipo radici con in mezzo un grande spazio vuoto e tutto attorno pieno di linee curve come una scultura, però bianco come un transatlantico, con uno scafo che più si sale più si ramifica e nello spazio tra i rami vetro ovunque, anche sul tetto, tutto piegato e trasparente anche quello, con l'acqua che quando piove anziché scorrere fuori precipiterà dentro a cascata, vetro fotovoltaico, cemento fotocatalitico. Sarà finito per l'inaugurazione e costerà 40 milioni circa alla fine, 8 più del preventivo iniziale. L'edificio è ospitato dal Padiglione Italia, che sarà costituito da quasi 14.000 metri quadri di edifici destinati poi a essere distrutti, tra cui quello dell'Unione Europea, più i 13.200 metri quadri che il palazzo riempirà da solo, con una zona espositiva, una per gli eventi, una di uffici, una per conferenze, un ristorante VIP e una terrazza panoramica.
Un impianto energia solare che lavora 20 ore su 24, anche dopo il tramonto. È quello che entro un paio di anni sorgerà nel deserto di Dimona, nel sud di Israele, a opera della Israel Brand Miller Energy. Si tratta di un impianto solare a concentrazione del valore di circa 77 milioni di euro, che offre prestazioni tecniche davvero speciali. Il campo solare da 10 MW di potenza combinerà la tecnologia termodinamica con un sistema sotterraneo di accumulo energetico, capace di accumulare il calore del sole per usarlo durante la notte. Secondo i programmi, l'avveniristica centrale sarà terminata entro i primi mesi del 2017 e grazie al sistema di energy storage dell'impianto sarà in grado di generare elettricità anche in assenza del sole, compensando le 4 ore non coperte con le biomasse. Abbiamo una tecnologia competitiva con i carburanti convenzionali con la stessa disponibilità lungo tutto il giorno. Siamo convinti di aver compiuto un importante passo in avanti qui, afferma la Israel Brand Miller Energy. La produzione made in Italy di miele di acacia, castagno, di agrumi e millefiori è quasi dimezzata, per effetto del clima ma anche per l'arrivo in Italia dell'insetto killer delle api. Il micidiale parassita si chiama Etina tumida, o piccolo coleottero degli alveari. Si nutre di polline e miele, lo fa fermentare e lo rende invendibile. Gli insetti colonizzano molti apiari e si spostano volando anche a 15-20 km di distanza. Da anni gli apicoltori italiani temevano l'arrivo del terribile parassita dall'Africa. Ora è arrivato ed è in Sicilia e Calabria, zona rossa dove i roghi degli alveari sono cominciati già da alcuni mesi. In Calabria, in particolare, i roghi delle api sono stati disposti da un decreto emesso dal presidente della giunta regionale il 14 ottobre scorso. Ma gli apicoltori calabresi non accettano questo stato di cose e hanno costituito a Lamezia Terme il gruppo autonomo permanente Salviamo le Api, a cui hanno aderito oltre 70 apicoltori che allevano circa il 60% del patrimonio apistico calabrese. Lo stabilimento toscano Vapori di Birra, nei giorni scorsi, ha messo in produzione le nuove bottiglie di birra rinnovabili al 100%. Si tratta di tre diversi tipi di birre, dal nome inconfondibilmente geotermico: la Magma, una rossa ambrata doppio malto dal sapore unico, la Geyser, una pale ale con 100% di malto d'orzo, e la Sulfurea, una Weiss di frumento con schiuma bianca e compatta. Fin dai prossimi giorni, nei negozi alimentari e nei supermercati della Toscana, sarà dunque possibile acquistare queste tre birre speciali, sulla cui etichetta compare la scritta «Birra prodotta con processo totalmente rinnovabile grazie al vapore geotermico di Enel Green Power». All'azienda Enel, dedicata alle rinnovabili, si deve infatti la produzione geotermica in Toscana, considerata a ragione la culla della geotermia mondiale. Per fare in modo che le etichette alimentari riportino anche l'indicazione del paese di origine dei prodotti lavorati, il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha richiesto, a maggioranza, nuove regole. La proposta dell'Europarlamento risponde a un bisogno che i cittadini europei hanno fatto emergere a seguito dello scandalo delle lasagne con carne di cavallo risalente al 2013, partito da una denuncia delle autorità irlandesi riferita ad hamburger bovini distribuiti dalla catena di supermercati contenenti carne di cavallo. L'allarme aveva poi fatto scattare controlli in tutta Europa, che avevano portato alla scoperta di altri prodotti freschi e surgelati di questo tipo. Nella plenaria si è discusso anche di OGM, in particolare della loro autorizzazione sul territorio dell'Unione. A questo proposito, il presidente della Commissione Juncker fu molto chiaro quando presentò il suo programma di lavoro, dicendo: «Non considero normale che in base alle regole attuali la Commissione europea sia giuridicamente obbligata ad autorizzare l'importazione e la trasformazione di nuovi OGM, anche quando una maggioranza chiara di Stati membri vi si oppone». Inoltre, la Direzione Generale Salute è impegnata su nuove iniziative che riguardano l'etichettatura degli OGM. Ad oggi, infatti, gli Stati sono liberi di segnalare in etichetta che il prodotto è OGM free. Tuttavia, molti auspicano che anche su questo fronte si possa iniziare un processo di armonizzazione europea. Dopo la moda degli home restaurant, è ora la volta delle case che si trasformano in uffici. La nuova tendenza parla svedese e rappresenta l'ultimo grido in tema di co-working, ovvero la condivisione di spazi di lavoro. Nasce da un'idea di due liberi professionisti, Christopher Garaden Franzen
e Jolene Zandra, che hanno appena iniziato aprendo la propria casa e ne hanno fatto una vera e propria filosofia di lavoro, che ha le sue regole. Tutti, nessuno escluso, lavorano in turni da 45 minuti, al termine dei quali una sveglia suona e avverte che è il momento di prendersi una pausa di 15 minuti. Alla fine della pausa, prima di tornare a lavorare, ognuno racconta cosa ha fatto in quel momento, per condividere il proprio percorso lavorativo e gli obiettivi. Ma la prima regola è quella più importante, ovvero che il coworking casalingo è e resta gratuito, perché il guadagno maggiore è nello scambio di competenze e professionalità. Successo immediato per questa iniziativa, che ha un suo blog, Office, al quale si sono iscritte subito centinaia di persone a Stoccolma, creando una vera e propria rete di professionisti in cerca di un ufficio o di chi offre la propria casa. In Italia il coworking non è ancora arrivato, ma in Europa ci sono adesioni in Norvegia, Danimarca, Francia e Finlandia, oltre naturalmente alla Svezia, e anche negli Stati Uniti, a Montreal e a Toronto, in Canada.